Adesso sentiamo le voci dei protagonisti del match raccolte ancora da Luca Pisinicca. Presidente, l'ha sognata tanto questa coppa, è arrivata nelle sue mani finalmente. Un grande traguardo che dice quanto è stato lungo il percorso che abbiamo intrapreso quando siamo arrivati 11 anni fa in A1, e questo è un traguardo emblematico perché non è una coppa normale. Questo significa che siamo i migliori del mondo e il mondo è grande. Vi devo dire, questa è una dei giorni più belli della mia vita. Wilfredo, che grande gioia, la più grande della tua carriera. Credo che sì, credo che sì. In questo palazzetto sono stato sempre praticamente sfortunato. Oggi ho la fortuna di portare il trofeo con Perugia a casa. Allora, mi sento contentissimo, orgoglioso. E che posso dire? Forza Perugia sempre. A tutti i tifosi che hanno guardato, quelli che non hanno potuto guardare, la Coppa, il trofeo è la cosa più importante che le possiamo portare a voi. Sì? Il fuso orario è stato fortissimo, ma noi abbiamo combattuto e di qua siamo ancora. Perugia è avanti, Perugia regna e forza Perugia ancora un'altra volta. Simo, bicampione del mondo in pochi mesi, dalla nazionale al club, soddisfazioni straordinarie. Sì, soddisfazioni incredibile, è stata veramente. Abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, abbiamo fatto. È stata dura, sono sincero, perché tra viaggi, caldo, organizzazione, tutto quanto, insomma, non è stata semplice né per noi né per tutti quanti che erano qua, quindi sono veramente contento di aver portato a Perugia questo trofeo. Ecco, per Perugia è qualcosa di storico, perché non aveva mai partecipato a un mondiale e né tantomeno l'aveva vinto. Sì, sono contentissimo, sono fiero dei miei compagni di squadra, orgoglioso di loro, perché dello staff, perché abbiamo fatto questo, no? Abbiamo scritto una piccola pagina della storia di Perugia portando un trofeo che Perugia non aveva mai vinto, e quindi l'abbiamo portato a casa e dobbiamo ancora portarlo, a dire il vero, però lo porteremo a casa e sono veramente contento.